Prova. Buonasera. Come tutti voi ero in piazza, ho ascoltato molto attentamente il discorso del dottore Cangela. Mi è piaciuto molto, ha parlato di politica, ha parlato soprattutto, ha incentrato tutta la discussione sul nostro candidato a sindaco. Per dire cosa? Che è stato attaccato. Che cosa abbiamo fatto di male noi? Siamo andati nelle case delle persone, abbiamo girato per le vie del paese, abbiamo detto che 5 anni, 6 anni, 7 anni che ci preoccupiamo di Bovalino. Scusateci! Scusateci! Ce ne stiamo a casa! E viva la moderazione! Questa è la politica. Si parla di vecchia amministrazione, è vero, hanno il peccato originale, sia Vincenzo Maisano e sia mio cognato Antonio Muscari, ma si sono dimessi e hanno fatto opposizione. Altri che non si sono candidati direttamente, ma hanno candidato i propri parenti nella lista della vecchia amministrazione, siamo noi marchiati dalla vecchia amministrazione se abbiamo un marchio. Noi vogliamo fare politica, non abbiamo attaccato mai nessuno sul personale, ci siamo limitati ad analisi politiche. Io stimo il dottore Cangemi e ho rapporti personali di stima con quasi tutti gli altri candidati, non ci siamo mai sognati. Io personalmente sfido chiunque di fare considerazioni di tipo personale o di altro. Noi parliamo di quello che vogliamo fare, parliamo di quello che vorremmo realizzare e di tutto il resto. Noi siamo questi. Non penso sia veramente una colpa volersi occupare di Bovalino. Che ci deve essere impedito? Non possiamo esternare le nostre considerazioni. E la vecchia amministrazione alla fine cos'è? È stata un'amministrazione che è stata eletta dal popolo di Bovalino. Non ha operato bene, ok, ma l'abbiamo scelta noi. Abbiamo avuto una colpa in eligendo, si dice in latino, che parlava di latino il dottore Cangemi. Si chiama colpa della scelta e Bovalino spesso ha sbagliato, pure io ho sbagliato. Noi non pensiamo di avere la panacea, non pensiamo di essere migliori. Noi non siamo primi a nessuno, ma nemmeno secondi a nessuno. Né per onestà, né per competenza e neanche per l'amore per le persone e per il nostro paese. E noi abbiamo rispettato e rispetteremo i nostri avversari e non andremo a fare attacchi gratuiti di quello che hanno detto nelle case. Pure io ho sentito alcune cose nelle case, ma non credo che questa sia la sede per andarla a riportare. Quelli sono i colloqui privati che le persone ci hanno accolto con fiducia nelle case. E a qualcuno a volte ha interesse a mettere zizzania. Bovalino non ha bisogno di zizzania. Bovalino ha bisogno di persone che pensino a Bovalino. Mi hanno criticato che ho detto che si sono messi insieme da poco. E che è una colpa, che ho detto che sono delinquenti. Ho detto che hanno iniziato dopo di noi. Noi siamo una squadra. Per fare una squadra ci vuole tempo, ci vuole una coesione non solo a livello di competenze, ma una coesione umana, un sapersi comprendere. Nelle altre amministrazioni si perdeva più tempo a fare gioco di potere, minoranza, non minoranza, quello entrava, quello usciva, piuttosto che a pensare a governare il paese. Bisogna concentrarsi a governare il paese e farlo con amore. Io non ho visto amore questa sera. Non si può accusare e demonizzare una persona, un ragazzo che ha fatto politica e si è pentito di quella scelta, però è stato anche il suo trampolino di lancio, da là siamo partiti tutti e oggi siamo questa squadra, c'è Filippo Musitano, Pasquale Blefari, Francesco Bailon, Paolo Morabito, Annalisa Stranieri, Maddalena Dattilo, Cinzia Cataldo, Vincenzo Sacco, Laura
Sgambelloni, Gabriele Galletta e Vincenzo Primarano. Penso che siamo tutti noi persone per bene, non come meglio degli altri, ma dal punto di vista umano e personale e di dignità, tutti uguali agli altri. Noi abbiamo dignità, è un essere umano, un uomo di cultura, deve sapere che la dignità appartiene ad ogni uomo, sia esso politico, a partire dal più alto grado fino ad arrivare a chi ha le posizioni più umili. E ci vuole rispetto, come diceva il dottore Cangelli. E si educa con l'esempio. Io sono un educatore per professione. Si educa con l'esempio, specialmente quando si hanno responsabilità. Io non voglio attaccare nessuno e sarei in grado di farlo, volendo, a sparare nel mucchio. Hanno detto questo, hanno fatto, faccio nome e cognome. Chi è stato di questo movimento? Vincenzo Maisano? Non credo. Vincenzo Maisano si distingue per l'equilibrio. E ogni sera quando ci riuniamo a parlare dei problemi che ci sono, ogni sera ci ha ripetuto per 2 o 3 mesi, voliamo basso, parliamo di noi, non parliamo degli altri, andiamo nella casa delle persone. E quando sarà lunedì saremo di nuovo tutti insieme. E non va bene questo clima. Il clima deve essere veramente di rispetto. Non c'è nessuno che è migliore degli altri. A livello umano possiamo aver speso più tempo, possiamo conoscere meglio i problemi. Io ho apprezzato chi ha parlato tecnicamente dei problemi. Pure noi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un programma nei minimi dettagli. Abbiamo scelto le persone in un certo modo. E siamo persone affini a quello che siamo qua sopra. A noi degli altri non ci interessa. E non andiamo certo a criticare nessuno. La vecchia amministrazione, ci sono persone che sono state nella vecchia amministrazione, hanno fatto una scelta e penso che sia una scelta nobile e rispettabile. Altri hanno deciso di rimanere in quell'amministrazione fino alla fine, non si sono ricandidati, i loro congiunti sono ricandidati nella lista del dottore Cangelli. E qual è il problema? Non ho capito. È una cosa negativa. Uno non deve aver vergogna del proprio passato o andare a sparare. Io non voglio sparare nemmeno sulla vecchia amministrazione, che è stata eletta democraticamente dal popolo di Bovalino. Io vi dico di cambiare ora, è ora di dare una svolta e non al nuovo. Io non mi sento nuovo e nemmeno la vado con Perlana. Io sono uno che sono a Bovalino da 52 anni e non ho mai fatto politica, ma non credo che ci sono sti grandi professori della politica. Come diceva Andreotti, io sono di media statura, ma tutti sti giganti, se questi sono i risultati, ma dove sono? Dove sono? Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Quindi vi prego veramente, analizzate quello che diciamo e quello che abbiamo fatto in questa campagna elettorale, veramente, girando tutte le vie del paese, girando per tutte le contrade, parlando con ognuno di voi, per conoscermi ancora meglio di quelli che vi conosciamo. Noi non siamo fuori, io non mi sono candidato per coprire un buco, io sono qua, ero e sarò presente con tutta la mia piccolezza, perché non è che ho queste grandi doti, le doti ce l'hanno gli altri, però ripeto, non siamo secondi a nessuno e nemmeno primi. Ora vorrei veramente con grande orgoglio presentarvi il nostro candidato a sindaco, l'avvocato Vincenzo Maisano, al quale cedo la parola. Concittadini, amiche elettrici e amici elettori, siamo giunti al termine di questa campagna elettorale che ci porterà domenica prossima al voto dopo 7 anni. Voglio iniziare questo mio discorso come mia consuetudine, con il mio sorriso e con la mia buona educazione, che è supportata dalla buona educazione di 12 consiglieri alla carica di consiglio comunale. E quindi porgo i miei saluti personali a nome di tutto il movimento a chi mi ha preceduto e a chi mi seguirà dopo, così come ho fatto fino adesso nei miei interventi pubblici.
Questa sera noi, a differenza degli altri, vogliamo parlare dei problemi di Bovalino. Vogliamo parlare ai vostri cuori, perché voglio che le parole di Agave vi rimangano a lungo nelle vostre menti. È giunta l'ora di guardare avanti, di pensare a ricostruire un paese che deve tornare ad essere il faro della Locride. Agave ha tante idee per farlo. Parliamo di questo. Il nostro programma, visto che ne abbiamo uno, è che il vostro programma, realizzato in rapporto diretto con voi, è un concentrato di idee, di soluzioni per le problematiche del nostro paese. In questa piazza, proprio una settimana fa, ci siamo incontrati ed abbiamo ribadito la consapevolezza delle difficoltà che ci stanno di fronte, che drammaticamente abbracciano tutti i rami della nostra amministrazione e che ci impegnerà per tutti i 5 anni del mandato amministrativo. Chi ha parlato di questo non si chiamava Salvatore, si chiamava Vincenzo Maiesano. Abbiate il coraggio di fare nome e cognomi quando capita di parlare degli altri. Abbiamo evidenziato la necessità di scegliere bene. Così, per aiutarvi in questa vostra scelta, vogliamo dirvi che il nostro primo pensiero è rivolto alla soluzione dei problemi inerenti ai servizi fondamentali, non solo perché sono alla base del vivere civile, ma principalmente perché le disfunzioni fanno apparire anche diversamente le persone. Basta poco per cambiare il volto di un paese che oggi appare, anche in punti maggiormente frequentati, lurido, fatiscente e comunque invivibile. Noi queste cose le abbiamo dette e ripetute al punto che sono parte indissolubile degli indirizzi amministrativi su cui siamo pronti a scommettere il nostro futuro. Dobbiamo risolvere questi problemi e dobbiamo farlo al più presto. Il cittadino deve essere tutelato, principalmente nella sua incolumità. Per questo è assolutamente necessario avere cura del territorio, eliminando qualunque potenziale pericolo che possa derivare da fatti naturali o dal degrado. Nel programma abbiamo posto l'attenzione sulle vostre principali richieste: pulizia delle strade, delle piazze, dei luoghi pubblici, la depurazione, la manutenzione e la sicurezza stradale, gli accessi a lungomare, la pulizia dei valloni e dei canali, la refezione scolastica, lo scuolabus, la strada provinciale per Bovalino Superiore e per Bosco Sant'Ippolito, la mancanza di servizi quali acqua, illuminazione pubblica, raccolta dei rifiuti nel centro del paese e anche nelle frazioni e nelle piccole contrade solitamente abbandonate al loro destino. Pertanto, premesso tutto ciò, è evidente che bisogna contemporaneamente agire e procedere in diverse direzioni ma convergenti. Così, per essere più espliciti, diciamo che mentre provvederemo a garantire l'efficienza dei servizi fondamentali a cura di un gruppo di lavoro, chiederemo la collaborazione con molta umiltà di tutti gli enti sovracomunali, come ad esempio per la pulizia al consorzio di bonifica o all'azienda Calabria Verde. Penseremo al recupero di tutti gli immobili del comune che abbisognano di interventi di manutenzione. Analogo interesse sarà posto per il recupero delle opere incomplete, come più volte evidenziato. In quest'ottica, e anche per il rilancio urbanistico del nostro territorio, Agave ha in mente un'altra iniziativa ambiziosa, ma noi ce la poniamo, perché non ha futuro una persona che non pensa oltre l'orizzonte.
ristrutturazione di due edifici, simbolo del fasto di un tempo e oggi invece trasformati in simboli del nostro decadimento. Mi riferisco agli alberghi Orso Nord e Orso Sud. Non possono restare così. Occorre agire affinché chi di competenza proceda al loro recupero. E a tal fine verranno adottate tutte le misure necessarie, ivi compresa la eventuale acquisizione al patrimonio comunale al fine di essere utilizzati per scopi pubblici e sociali. Allo stesso modo si cercherà di porre fine alla vicenda legata all'ex Istituto Professionale per il Commercio, per il quale vi è stato fino ad oggi un rimpallo di responsabilità tra amministrazione comunale e quella provinciale, senza che nessuno sia riuscito a risolvere la questione. Noi non facciamo promesse, ma vi diciamo semplicemente che anche su questo punto ci impegneremo a fare ciò che tutte le amministrazioni a vario titolo non hanno saputo fare. Sarà uno sforzo molto rilevante, ma è necessario, anche per andare incontro alla necessità delle associazioni di volontariato che svolgono attività di grande rilievo a favore di cittadini appartenenti alle fasce di età che più di altri hanno bisogno. Pensiamo ai bambini, agli adolescenti, agli anziani. Tutti quanti, per motivi diversi, avanzano pretese meritevole della massima attenzione dell'amministrazione comunale. Considerando questo obiettivo, appare ovvio affermare che c'è molto bisogno di spazi pubblici attrezzati a mettere a disposizione delle fasce di età la pratica dello sport e del tempo libero. L'effetto più rilevante è quello della socializzazione. Così si costruisce un popolo. Infatti, attraverso incontri, ancorché occasionali, e che nascono in amicizie e nuove frequentazioni tra soggetti che prima non si conoscevano. Vogliamo ricordare che nel nostro comune ci sono molti spazi, principalmente sulla via Marina, nella parte Lato Monte, che oggi sono in stato di completo abbandono. Il recupero di questi spazi, a partire dal torrente Malachia e il ripristino di qualche struttura sportiva esistente, farà cambiare il volto non solo del lungomare ma del nostro paese e contribuirà a trattenere qui la gente che altrimenti, anche solo per far giocare i propri bambini, è costretta a recarsi nei paesi limitrofi. Vogliamo sottolineare che Bovalino ha le potenzialità per risollevarsi. E un esempio è il fatto che sulla spiaggia Lato Ardore, al limite con il vallone Pintammati, c'è un'area alberata di considerevoli dimensioni che la Federazione Medici Pediatri Italiani considera a misura di bambino e potrà essere oggetto di richiamo per molte famiglie, non solo del nostro posto, ma anche di altre zone, e ciò con notevole ricaduta civile, culturale ed economica. Lo stesso discorso vale anche per la pineta che si trova di fronte all'ex stabilimento di Bricà. Ma ancora abbiamo altro punto forte: il nostro patrimonio storico artistico, come questa piazza, come i palazzi che la circondano, come i rioni storici di Borgo e di Sant'Elena, come il Borgo di Bovalino Superiore, con le sue chiese, il suo museo e alcuni personaggi importanti. Questi possono e debbono essere il nostro volano di sviluppo, così come succede negli altri paesi civili. Parlando di spazi pubblici, non si può non fare riferimento alla striscia di terreno che costeggia il torrente Ternicola, Lato Ardore, dalla via Dromo alla via 24 Maggio, costeggiando la via Francesco La Cava, che dovrà essere recuperata e destinata a tutti i cittadini. Il fine è sempre quello della socializzazione, che a sua volta rappresenta il punto di partenza per il fenomeno della condivisione.
ma andiamo avanti con i problemi. Altra questione centrale sarà e che servirà a dare slancio al nostro Paese, la definizione di piani strategici quali PSC, piano strutturale comunale, ex piano regolatore, piano spiaggia e piano del traffico. Noi, perché abbiamo parlato con voi e non è un peccato, conosciamo le enormi difficoltà degli operatori del settore, imprese edili, professionisti, ingegneri, architetti, geometri, attività commerciali e altri utenti, e faremo di tutto noi con l'impiego di apposite competenze a ripristinare e terminare al più presto l'approvazione di questi tre strumenti fondamentali per avere una Bovalino diversa. Le zone di accesso del nostro Paese verranno ridisegnate e saranno il nuovo biglietto da visita per Bovalino. Abbiamo già preso contatti con l'ANAS e il Governo nazionale e questo accordo viene dal febbraio 2016 per inserire questi, così come gli incroci più pericolosi delle strade extraurbane, nell'ammodernamento della statale 106 Ionica. Sul territorio comunale, visto che noi lo conosciamo bene, tante sono altresì le strade e gli incroci pericolosi che vanno segnalati bene e messi in sicurezza al fine di cercare di porre fine ai tantissimi incidenti che puntualmente si verificano. Serve inoltre un controllo più assiduo nelle vicinanze delle scuole, soprattutto nelle orari di entrata e di uscita. È necessario avere altro personale addetto alla sorveglianza, alla vigilanza, e il massimo sforzo sarà fatto per rendere ciò possibile, anche con accordi o protocolli d'intesa con la città metropolitana e con l'ex polizia provinciale. In un paese civile le persone devono parlarsi, devono discutere serenamente e creare idee e progetti per chi è chiamato ad amministrare il paese. Questa si chiama democrazia partecipata. Ed è questo uno dei caratteri di identità di Agave, sperimentato negli anni. Come più volte dichiarato, questo movimento è operato in mezzo a voi. Per noi è indissolubile il rapporto con i cittadini per la soluzione delle problematiche pubbliche, per cui si seguirà il percorso dell'ascolto, per essere messi al corrente sui problemi, del confronto, per discutere insieme, e della decisione, per dare risposte concrete e credibili, garantendo finalmente ai cittadini correttezza, trasparenza, certezza di decisioni nell'interesse esclusivo della comunità. Se ci consentite, possiamo dire che la campagna elettorale noi l'abbiamo iniziata circa 3 anni fa e che si è interrotta, nostro malgrado, eravamo consiglieri di opposizione, sia pure per un breve periodo, quando è stato sciolto il Consiglio Comunale ed è stata nominata una commissione straordinaria, ma che è subito ripresa subito dopo fino ad oggi. L'oggetto del rapporto è stato sempre lo stesso, cioè quello di richiedere interventi di natura varia a vantaggio del cittadino. A qualcuno che, avendo memoria corta, insinua il contrario per screditare ciò che stiamo facendo, vorrei ricordare che Agave si è interessata di dissesto idrogeologico, prevenzione delle alluvioni e degli allagamenti, per dirla in parole povere, e mi rivolgo soprattutto agli abitanti vicino a Malachia e a Sant'Elena, ma anche a Bovalino Superiore. Ci siamo interessati di depurazione, di rifiuti, di isola ecologica, l'isola che non c'è, sin dalla sua costituzione,
cioè nel 2005, 2012, mi perdonate. Come vedete, oggi ogni intervento programmato per Agave non ha solo un risvolto urbanistico, ambientale, per la sicurezza pubblica, ma ha soprattutto un risvolto sociale, altro carattere di identità di Agave. Noi riteniamo che in ogni azione posta in essere dall'amministrazione comunale debba esserci come finalità esclusiva la soddisfazione delle esigenze della comunità e non quella di pochi. Quindi le politiche sociali saranno al centro dell'azione amministrativa e attraverso una programmazione seria con gli operatori del terzo settore ed altri specialisti si cercherà di progettare interventi mirati a tutte le fasce deboli. Riportare alcune figure specialistiche all'ex mutua, riportare il centro vaccinazioni che ci è stato scippato tra il disinteresse generale, questo è il nostro obiettivo. Un occhio particolare sarà posto sull'abbattimento delle barriere architettoniche, così da rendere fruibile tutto il territorio comunale alle persone diversamente abili. Infine, sarà garantita una gestione più funzionale di tutti i bandi di finanziamento che nell'ambito delle politiche sociali affidano ai comuni specifici compiti e responsabilità, sia nella fase di ricezione, di verifica e di trasmissione delle domande, sia nella fase di predisposizione di progetti di attivazione sociale e lavorativa, finalizzati a migliorare il benessere della famiglia e creare le condizioni per uscire dalla povertà, bandi relativi agli affitti, fondi SIA e altro. Su questi argomenti potrei parlare a lungo, ma anche per non stancarvi, vi rimando al programma elettorale che vi è stato consegnato. A questo punto voglio parlare dei giovani, così tanto bistrattati anche da chi mi ha preceduto, e mi dispiace. Per i giovani, tenendo conto che la loro è un'età molto delicata e hanno bisogno di esempi positivi e quindi meritevole di particolare attenzione, lo sforzo dell'amministrazione comunale dovrà essere doppio: da una parte garantire unitamente alle scuole, così come Agave ha fatto in questi ultimi anni, l'attività intellettuale, e dall'altra promuovere l'attività fisica, perché entrambe contribuiscono alla crescita. Agave metterà in campo la sua esperienza di rapporto con le scuole, in particolare il protocollo d'intesa siglato qualche giorno fa, sottoscritto con l'Istituto Comprensivo Francesco Sofia Alessio, e la sua ferma volontà di ripristinare impianti sportivi in disuso o inagibili e di ripristinare zone abbandonate facendone spazi di gioco all'aperto. Noi vogliamo quanto voi un campo sportivo agibile. Ma una persona che conosce le regole, e le dovremmo conoscere tutti, non solo gli avvocati, dovrebbe sapere che non è scrosciare le dita e risolvere il problema del campo sportivo, perché c'è qualcosa che gli sfugge a questa persona, c'è l'intervento dell'autorità giudiziaria che bisogna tutelare o comunque rispettare. Noi vogliamo anche che il campetto di calcio a 5 in contrada Porticato sia omologato, perché non lo è, ed utilizzabile. Un parco giochi vogliamo sul lungomare e delle zone da adibire ad altri sport. Tutto quello che abbiamo in mente lo faremo non da soli, ovviamente, ma unitamente a voi e alle singole associazioni presenti sul territorio, che non aspettano altro che da decenni.
queste associazioni non aspettano soldi, non aspettano coppe o trofei come qualcuno pensa. Queste associazioni, e io lo so bene, aspettano soltanto considerazione. Noi ve la daremo, unitamente al sostegno per la promozione delle vostre attività, così come ve lo abbiamo dimostrato in questi anni. In tal senso, rendere effettivo l'albo e la consulta delle associazioni è per noi un impegno indifferibile. Ma ancora andiamo avanti con i problemi di Bovalino, altro non ci interessa in questa serata. La nostra sarà un'amministrazione che vorrà riportare ad avere un ruolo economico che gli compete. Così in agricoltura promuoveremo le varie aziende agricole della zona, i prodotti tipici anche artigianali, che sono un esempio della laboriosità di questo paese. Anche noi potremmo vantarci di prodotti quali il vino, il miele, gli agrumi, anche il gelato, perché no? E con essi dare linfa all'economia del settore interessato. Dobbiamo riorganizzare il commercio e farlo ripartire migliorando i servizi e coinvolgendo gli operatori del settore. Nelle scelte più importanti faremo di tutto per riportare la nostra gente nei luoghi simbolo di questo paese, questa piazza, il Corso Umberto, il lungomare. Queste attività garantiranno anche un rilancio del turismo, che per noi è una fonte primaria di occupazione, e l'effetto si dispiega a largo raggio, portando una ventata di civiltà e di ricchezza che interessa un indotto abbastanza consistente. Compito dell'amministrazione comunale è quello di lavorare perché questo paese sia più celermente raggiungibile dai turisti. A tal fine va profuso il massimo impegno per potenziare il trasporto anche nell'ottica dell'attività amministrativa della città metropolitana. È necessario stilare accordi con le società pubbliche e private che svolgono il suddetto servizio, finalizzati a garantire la possibilità di spostamento delle persone sia all'interno del nostro paese sia fuori dal territorio comunale. Pertanto deve essere creata una fitta rete di collegamento tra le periferie e il centro abitato, soprattutto per la popolazione studentesca ed anche per gli anziani e per le persone diversamente abili. Infatti, gli utenti dovranno essere agevolati nei loro spostamenti, per cui le fermate dei mezzi pubblici dovranno essere disposte negli spazi di più facile accesso per tutti, in particolar modo quelli diretti agli aeroporti e alla città metropolitana. Nel nostro programma abbiamo individuato, per quanto riguarda il turismo, degli itinerari, quello culturale, quello religioso, quello a scopo naturalistico e quello semplicemente ricreativo. Certamente non ci può essere turismo se non provvederemo al più presto a risolvere il problema della depurazione. Noi abbiamo la nostra soluzione, che abbiamo prospettato circa 2 anni fa, ma è ovvio che si dovrà prendere atto del lavoro svolto dalla Commissione straordinaria e della soluzione trovata da questa, al fine di non perdere il cospicuo finanziamento ricevuto e di salvare anche solo in parte la stagione balneare. Il nostro primo e immediato impegno sarà diretto alla soluzione di questo problema. Tornando al turismo, si deve pensare alle varie località, ponendo massima attenzione ad una valorizzazione del patrimonio, alla tutela ambientale, alla cultura dell'ospitalità, all'accesso e alla fruibilità delle risorse, alla qualità della ricettività e della ristorazione. In quest'ottica sarà potenziato il ruolo della Pro Loco
e saranno forniti i mezzi necessari per la realizzazione dei progetti e delle manifestazioni programmate. Gli itinerari turistici avranno la finalità di creare un'immagine diversa nel nostro Paese e di rilanciare l'economia, creando opportunità anche di posti di lavoro. Nel nostro programma ci sono esempi tangibili di come ciò potrà avvenire. Il gemellaggio con la città di Hirado del Giappone, dove è morto il martire beato Camillo Costanzo, non è utopia. Tantissimi anni fa, forse io ero piccolino, quell'amministrazione non ha avuto la sensibilità di rispondere ad una lettera che proveniva proprio dal Giappone. Quindi si può fare. Ciò farà emergere non solo l'immagine del nostro Paese anche a livello internazionale, ma creerà una nuova occasione di sviluppo culturale, economico e sociale. Anche il riconoscimento di Povolino Superiore come borgo antico d'Italia e il suo collegamento con i palazzi storici della Marina, come questa piazza, saranno un volano di sviluppo. Tutto ciò è testimonianza di un interesse superiore, dimostrare che Povolino non è quello che oggi è diventata per colpa dell'indifferenza politica, ma è un paese vivo e pieno di risorse, capace di emergere dal baratro. Siamo indietro rispetto a tutti gli altri paesi che ci circondano e certamente vi è una responsabilità politica che ha contribuito a mettere Povolino in ginocchio. La mia volontà di distinguermi, e qua sorrido, la mia volontà di distinguermi in politica, che sembrerebbe vogliono far passare come una colpa, dopo appena un anno e mezzo è rappresentata da una presa di distanza, da una contrarietà netta rispetto a quel sistema, a questo modo sbagliato di operare nell'amministrazione del bene comune, che chi mi ha preceduto ha autocertificato di avere. Non gliel'ha detto nessuno, si è autodichiarato e mi fa piacere. Ci riferiamo alle tante poi importanti attività che dobbiamo e possiamo mettere in atto accanto a quelle per risolvere e ripristinare i servizi principali di cui ho parlato, anche ad altre iniziative che garantiscono la sostenibilità economica dell'azione politico-amministrativa. Ci riferiamo alle tante situazioni di spreco di risorse economiche e finanziarie del bilancio comunale che vanno assolutamente evitate. Poi sarà necessario ridurre i contenziosi con il cittadino. Qua voglio parlare, iniziare a fare degli esempi, così non ci tediamo, non vi rovino la serata e poi scendiamo nel particolare, perché è bello così. Se c'è una strada dissestata, non è necessario aspettare senza fare nulla centinaia di lettere di risarcimento danni per fare qualcosa. Basta prendere un po' di catrame e ripristinare subito il manto stradale. Inoltre, se ci sono molti sprechi che gravano sulle nostre tasche e sui conti del comune, bisogna intervenire. Come? Una perdita d'acqua nella condotta principale, una disfunzione dei serbatoi dell'acquedotto, sono degli inconvenienti che possono succedere, ma sono degli inconvenienti da risolvere immediatamente. E non si deve intervenire dopo mesi, mesi, perché quella è acqua che noi paghiamo e che di fatto viene sprecata. Quando vengono fatti degli scavi per allacciarsi alle reti pubbliche, è necessario vigilare sull'effettivo ripristino di lavori, al fine di evitare il proliferare di buche e l'aumento di costi di riparazione da parte dell'ente. Se dal 2012 ero consigliere di opposizione, abbiamo impianti fotovoltaici sopra gli edifici scolastici, completati, collaudati, ma non funzionanti, occorre metterli subito in funzione,
perché non solo danno la possibilità agli edifici pubblici di alimentarsi senza pagare corrente elettrica, ma la stessa corrente può essere venduta, con un notevole risparmio di ulteriori risorse economiche. Se il comune è creditore nei confronti di altri enti per canoni relativi ad immobili concessi in locazione, i cui servizi sono territoriali e non riguardano il singolo comune, come il centro per l'impiego, il sistema bibliotecario, il comune, se è creditore, deve procedere per farsi pagare quanto è dovuto. La riorganizzazione del mercato settimanale, così come avviata nel 2011 da vice sindaco e quindi da me, unitamente al dottore Musca, che era l'assessore al commercio, e insieme all'ufficio legale dell'ente, ma poi non continuato dopo le nostre dimissioni, darebbe la possibilità di avere entrate certe senza gravare sulle tasche dei contribuenti. Esempi pratici, come vedete, perché a noi piace parlare semplice. Altro ruolo centrale nella nostra politica sarà la cultura. Le risorse destinate alla cultura sono un investimento indispensabile per lo sviluppo della stessa idea di comunità. Fare cultura vuol dire creare occasione di incontro, di dialogo, vuol dire valorizzare le differenze e stimolare il consolidamento di una comunità territoriale aperta. La cultura deve essere intesa come capacità di promozione di incontri, come valorizzazione del tessuto associativo, come eventi, identità, pedagogia, aggregazione. In questo ambito il ruolo del comune è molteplice e deve svilupparsi senza soluzioni di continuità, ma soprattutto deve coinvolgere le varie realtà che fanno già cultura al fine di creare eventi di richiamo sovracomunale. Fare cultura significa anche mettere tutti insieme tutte le realtà associative al fine di programmare eventi di unione popolare. Esempi tangibili di quello che vogliamo fare sono l'istituzione di concorsi letterari come il Premio Nazionale Mario La Cava, il coinvolgimento nelle attività culturali di tanti artisti, poeti nostri concittadini, nonché esempio tangibile sono la programmazione e la progettazione in ambito culturale di eventi e manifestazioni di rilievo. La macchina burocratica dovrà essere più efficiente e a tal fine saranno organizzati seminari di studio, corsi di aggiornamento e formazione, in modo da dare ai cittadini risposte più immediate e corrette. Non per altro, ma perché per Agave è un problema serio se per un certificato, per un progetto, per una semplice richiesta il cittadino debba perdere giornate intere. Per l'esecuzione degli interventi sopra descritti, Agave non ha la bacchetta magica. Costituirà un gruppo di lavoro composto da professionisti volontari che avrà il compito di redigere gratuitamente validi progetti necessari per richiedere i finanziamenti previsti nei bandi pubblici, principalmente all'Unione Europea. Parlare di Unione Europea di finanziamento è facile, basta leggere il giornale, seguire il telegiornale o altro. Noi andiamo nel concreto perché conosciamo la materia molto bene, e non è presunzione, ma è un dato di fatto, perché la nostra guida sarà il documento S3 Calabria, documento strategico per la ricerca e l'innovazione per il periodo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020. Il documento individua 8 aree di innovazione legate alla valorizzazione della base produttiva e al miglioramento della qualità della vita. Su tutte noi incentreremo la nostra attenzione
sull'edilizia sostenibile, sul turismo, sulla cultura, sulla logistica e sull'ambiente e sui rischi naturali e anche sull'agroalimentare. Questo è ciò che vogliamo per grandi linee. Per il resto che non ho detto stasera e non abbiamo continuato a dire, vi rimandiamo al nostro programma elettorale. Questo è ciò che sarà il nostro copione per i prossimi 5 anni se saremo amministrazione. Con questo e non con le offese vogliamo voltare pagina. Stasera Povolino ha scritto una delle pagine più tristi che abbia mai vissuto, perché denigrare l'avversario politico non è una bella cosa. Da oggi, quindi, dopo tante illusioni e tante delusioni, non ci spegnerete il sorriso e non lo spegnerete nemmeno a Povolino. Comincia un'altra storia, un altro modo di fare politica. È giunto il momento di porre fine alla sfiducia, alle lamentele, alla rassegnazione e guardare avanti. Rilanciare il nostro paese è un compito complicato, non abbiamo mai detto il contrario, ma noi siamo determinati e sappiamo cosa fare, perché qui, su questo palco, di fronte a voi c'è una squadra, non un uomo solo al comando, non un salvatore, ci sono idee, forza, competenze, entusiasmo, nonché l'amore concreto per dire Povolino prima di tutto. Pertanto noi stasera ci impegniamo ad affrontare questi problemi e ci impegniamo a mettere in pratica tutte le soluzioni che abbiamo già trovato insieme a voi nel percorso politico di questi anni che ci ha visto sempre in contatto con la gente. Povolino non ha bisogno di quella politica del fumo degli occhi, quella borghese che esce fuori solo durante le competizioni elettorali. Chi si osanna per avere fatto questo o quello, mentre in concreto nessuna traccia del suo passaggio ha lasciato. Povolino ha bisogno di una politica fatta tra la gente e con la gente. Così come abbiamo fatto in questa campagna elettorale, dove siamo venuti nelle vostre case per farvi conoscere il nostro programma, perché ne avevamo uno. E vi assicuro, che il sindaco e gli eletti continueranno a stare in mezzo a voi. Così ci rivolgiamo a voi, elettrici ed elettori, e in particolare al giovane che non sa dove andare a giocare, che non sa come divertirsi, che deve per necessità lasciare la propria casa, la propria famiglia, perché a Povolino non c'è nulla. Ci rivolgiamo all'anziano che non può usufruire più di un'assistenza sanitaria e di servizi pubblici degni di questo nome, ai diversamente abili che sono stati emarginati da una politica miope che non ha mai saputo avviare un piano di interventi a loro tutela. Ci rivolgiamo al commerciante che è costretto a pulirsi il marciapiede e la strada davanti al proprio negozio e che non vede mai un'iniziativa rivolta a creare uno sviluppo economico e sociale. Ci rivolgiamo a tutti noi
che vorremmo farci un bagno in un mare pulito. A tutte le associazioni che hanno ricevuto promesse di impegno puntualmente disattese. Ci rivolgiamo agli studenti che vorrebbero una scuola con dei servizi igienici efficienti, una mensa scolastica, uno scuolabus per raggiungere il luogo di studio. Ci rivolgiamo infine a coloro che non vogliono andare a votare perché sfiduciati dal solito modo di fare della politica locale. In sostanza, ci rivolgiamo ad un paese intero per dire che è importante andare a votare. E dopo stasera ne avete una ragione in più. Ed è importante farlo bene, scegliendo la squadra che sarà ritenuta più credibile e pronta per continuare questo lungo viaggio. Perché è l'ora di cambiare, è l'ora di dare il vostro consenso a chi vi ha dimostrato di avere un paese, di credere in un paese migliore e di avere le idee chiare per farlo. È l'ora di dare fiducia ad una nuova classe politica e votare coloro che si interessano di voi e non di se stessi. Da tutta la cittadinanza, come una domanda sociale, si è levato forte un grido in questi ultimi due anni, non solo di cambiamento, ma anche di diversità. Agave è diversa per tutto quello che ha fatto in questi anni e in questo mese di campagna elettorale. È diversa perché alle sue spalle c'è un progetto politico credibile sostenuto da gente che fa parte integrante e attiva della comunità. Prima di concludere questo mio intervento, ovviamente sempre col sorriso sulle labbra che mi contraddistingue e contraddistingue tutti i miei candidati, mi sono ricordato di una cosa. Ho preso tanti caffè durante questa campagna elettorale, ma l'altro giorno mi sono imbattuto in un caffè speciale perché ho preso una bustina di zucchero. Io prendo il caffè amaro e questa bustina di zucchero porta una bella frase di un grande filosofo che non lo cito, speriamo che riesco a vedere perché non si vede bene. E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica. Che Agave venga additata come pazza da chi è sordo ad una politica diversa. Ma che cosa ci state dicendo? Ma cosa ci state dicendo? Ma vergognatevi voi di quello che avete fatto, non il sottoscritto e né chi mi accompagna. Il vostro astio ha autocertificato un'altra cosa che non volevo dire, ma che voi avete autocertificato e te la devo dire. Questo è quell'astio che mi ha accompagnato in tutti i 4 anni di opposizione. Quindi c'è un filo conduttore che vi lega indissolubilmente. E l'avete detto voi, non io. Non dimenticatelo. E tenetelo ben custodito nei vostri cuori e nelle vostre menti e sosteneteci. Noi questa sera vi stiamo offrendo un fiore, non da ricevere o da raccogliere o da portare a casa, ma da coltivare, da annaffiare. Insomma, un fiore di cui prendersi cura. Questo fiore sono i vostri figli. Questo fiore è Agave, questo fiore è per Bovalino.